Che non l'ha detto prima, punto di domanda, non l'ha detto solamente quando il fatto è avvenuto. Allora qua comincio a pensare, c'è qualcosa che non va. Perché io purtroppo facendo politica incomincio anche a pensare male rispetto a certe situazioni. La domanda è, ma perché i cittadini non sono stati informati? Punto di domanda 10 volte. Perché questo è un problema che deve essere risolto subito. Perché se la situazione, come tutti noi speriamo, va a risolversi nel tempo, è chiaro che rispetto a una situazione di questo tipo le coppe non incamereranno più un soldo dai cittadini. Perché domani il cittadino che sa che solamente il 30% dei suoi risparmi è tutelato nelle COP non investe più sulle COP, investe da altre parti, avrebbe tutte le ragioni di farlo. Allora questo è un problema che deve essere risolto immediatamente, oltre che la restituzione dei soldi ai cittadini bisogna capire in effetti che cosa prevedeva quel contratto. Per quanto poi riguarda il nostro ruolo, molto semplice. Qua nessuno deve essere in campagna elettorale, qua noi abbiamo delle responsabilità politiche e chi invece deve accertare delle ulteriori responsabilità, parlo anche di responsabilità contabili, responsabilità penali, non siamo noi, ma è la magistratura. Noi però abbiamo un compito importante, centrodestra, centrosinistra, sindacati, cittadini, lavoratori, non mettersi uno contro l'altro, perché la cosa peggiore che noi potremmo fare è fare la guerra tra di noi. Assolutamente noi non dobbiamo metterci uno contro l'altro, ma dobbiamo fare fronte comune. Inutile andare a cercare le responsabilità di parte della politica, le responsabilità di parte dei sindacati, la responsabilità di qualche cittadino. Non ci caveremo un ragno dal buco. Qua bisogna fare fronte comune. Questa situazione, ha ragione Bandelli, è peggiore di quella della Ferriera, perché il numero di lavoratori, diretti o indiretti, come diceva prima Metz, è addirittura superiore, una situazione paradossale. Non possiamo dimenticarci di questa situazione, ma dobbiamo tutti insieme, e mi riferisco alle istituzioni, comune, regione, provincia, fare qualcosa. Perché per la Ferriera è stato fatto qualche cosa, voi lo sapete, 5, 600, 700, 1000 lavoratori, sono il problema per il quale la Ferriera è stata tenuta in piedi. Quando è stata decisa un'autorizzazione integrata ambientale, che è una farsa, lo è stato fatto per tenere i lavoratori a lavorare, no? È stato fatto di tutto per mantenere i posti di lavoro di quei 1000 lavoratori. Ebbene, la politica deve fare la stessa identica cosa oggi per i lavoratori delle COP. Assolutamente, qua non bisogna transigere da questo punto di vista. Quindi mettiamo da parte le polemiche tra di noi, tutte le polemiche trasversali, e lavoriamo insieme. Mi sembra che il sindaco stia lavorando molto bene da questo punto di vista per dare una mano a tutti voi. Grazie.